Per la settima volta l'associazione Mamma Roma premia i comportamenti più virtuosi nella capitale, riconoscimenti assegnati ad associazioni di volontariato e studenti. Ineziano. Una delle difficoltà che ho avuto qui in Italia è economica, quindi con questa mi aiuterà con l'affitto, un po' di cose. Hector, 27 anni, arrivato a Roma dal Camerun, completerà più velocemente gli studi di infermieristica al Policlinico Umberto I grazie ad una borsa di studio erogata dall'associazione AXE. Quello dedicato alla sua storia è solo uno dei riconoscimenti assegnati nell'ambito della settima edizione del concorso Roma BPA Mamma Roma e i suoi figli migliori, che valorizza ancora una volta gli atteggiamenti più virtuosi messi in campo nella capitale. Associazioni, scuole, condomini e singoli cittadini riuniti all'ex mattatoio per premiare quanti centinaia di donne e uomini si siano messi in gioco per prendersi cura del territorio. Serve coesione, serve solidarietà, serve stare insieme. Roma è una città complicata, per governarla bisogna creare tanto microcomunità. Varie le categorie previste, da quanti si occupano del decoro urbano ai volontari attenti alle storie dei più fragili. Un premio anche ai ragazzi del liceo Orazio che attraverso un documentario, un murale e incontri a più voci hanno ripercorso la storia di alcuni ex allievi dell'istituto che negli anni della Seconda Guerra Mondiale, seppure giovani, hanno contribuito a promuovere a Montesacro la resistenza e i valori dell'antifascismo. Che è importante per capire che alla fine tutti quanti, anche gli studenti di un liceo, possono fare qualcosa come loro al tempo hanno fatto e noi riproviamo in qualche modo a onorarli e a fare qualcosa del genere. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata.